Mario Della Porta, presidente del Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina IGP. La prima edizione della Valtellina Bresaola Festival. Come mai siamo arrivati nel 2013 alla prima edizione? Ci mancava questa manifestazione? Sì, sicuramente è una mancanza che abbiamo però colmato, pensiamo, adeguatamente, perché lo sforzo è stato notevole. Appunto il protagonista di questo evento è la nostra Bresaola, i suoi produttori che l'hanno resa famosa in Italia e all'estero con il loro lavoro e la loro passione e le loro competenze che hanno creato in questi anni. Roberto Daneo, Padiglione Italia di Expo 2015, ce l'avremo la Valtellina, avremo la Bresaola protagonista a Expo? Beh, mi auguro proprio di sì. Il lavoro fatto nell'anno passato con la Camera di Commercio, la Provincia, la Società di Sviluppo Locale è proprio finalizzato a questo. Padiglione Italia vuole essere la rappresentazione di tutte le eccellenze del territorio del nostro paese. Tra queste la Valtellina può vantarne numerose e una di queste sicuramente la Bresaola. E subito dopo il taglio del nastro del Bresaola Festival della Valtellina sono qui con Gianluigi Quagelli e ho in mano una mela. Perché? Una mela perché questo è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, una mela IGP, mela di Valtellina. Noi abbiamo oltre all'IGP delle mele anche l'IGP della Bresaola, la DOP dei formaggi, la DOCG dei vini, quindi direi una valle straordinaria per prodotti straordinari che bisogna assolutamente conoscere. Gianoni, responsabile del marketing per il distretto agroalimentare della Valtellina. Ciao Stefano, stiamo sorvolando i famosi terrazzamenti dei vini di Valtellina. Ciao Clara, sì, qua stiamo sorvolando i 2500 km di muretti a secco dei terrazzamenti della Valtellina. Questa è la zona di Brumello, più tra poco arriveremo sopra il Sassella dove possiamo apprezzare i nostri nebbioli della provincia di Sondrio. Certo che vedendo dall'alto il territorio si riesce a comprendere davvero quali sono le fatiche per ottenere dei prodotti di eccellenza. Esatto, si comprendono le pendenze e le difficoltà che hanno i nostri agricoltori sia nel coltivare che nel raccogliere in questo caso le uve, ma anche per coltivare gli altri prodotti. Ma soprattutto si percepisce quanto l'agricoltore e il produttore sia anche il guardiano del territorio e il tutelatore di questa eccellenza e di questo patrimonio. A Montagna di Valtellina, in provincia di Sondrio, presso lo stabilimento Rigamonti, incontriamo Roberto Colacrai, l'amministratore delegato dell'azienda, che quest'anno ha compiuto 100 anni. Da qualche tempo la proprietà è passata al gruppo JBS. Buongiorno amministratore. Il gruppo come si pone nei confronti di questa azienda? Buongiorno, è un piacere stare con voi qua in azienda. Eu penso que é importante capire que o grupo GBS é um grupo que está em crescita em todo o mundo, é o primo produtor mundial de proteína animale e há uma estratégia de crescita anche qua na Europa. Acquistare uma azienda como a Rigamonti vuol dire fare tutta la filiera da produttore ao consumatore finale. A prima coisa que voglio dire é que a GBS mai ha toccato la maniera di produrre la Bresaola. Noi stiamo lavorando qui da una forma industriale, un prodotto artigianale. Facciamo della stessa forma che è sempre stata fatta la Bresaola. E per conoscere più da vicino la Bresaola di Valtellina, Daniele Ursini, responsabile marketing della Rigamonti,
mi deve spiegare il processo di lavorazione e le differenze tra bresaola e bresaola, perché le bresaole non sono tutte uguali. Daniele. Esatto, buongiorno. Innanzitutto bisogna appunto distinguere quelli che sono i tagli, che sostanzialmente sono tre quelli utilizzati per fare appunto la bresaola della Valtellina IGP. Si tratta di punta d'anca, si tratta di sottofesa e di magatello. Sono di più o meno pregiati a seconda ovviamente della posizione del muscolo, perché in sostanza viene fatto con dei muscoli la bresaola. La più pregiata in assoluto è la punta d'anca. La punta d'anca è quella che sostanzialmente copre la maggior parte delle quote di mercato, è quella che tutti sostanzialmente conosciamo ed è appunto ricavata dalla parte interna, più interna della coscia del manzo. Poi ci sono la sottofesa e il magatello, che sono un attimino meno pregiate ed hanno anche una pezzatura inferiore rispetto alla punta d'anca. Per quanto riguarda la produzione, invece, sostanzialmente si tratta di canna di manzo, adesso per farla molto breve, canna di manzo stagionata, asciugata e stagionata. E quando si parla di Valtellina non si può fare meno di ricordare il pizzocchero, prodotto molto legato al territorio, di tradizione antichissima. Per avere due cenni sul pizzocchero della Valtellina, sono in questo contesto particolare, nel mulino antico di quinta generazione della famiglia Moro. Con me c'è l'amministratore delegato Fabio Moro, che ci dice qualcosa sul contesto e sul prodotto. Sì, questa fabbrica è stata realizzata da mio trisnonno nel 1868 e da allora la mia famiglia produce paste, macina i grani e ovviamente produciamo i pizzoccheri della Valtellina.